tutti, benvenuti alla seconda puntata di Casa Giangi. È passata una settimana, e siamo ancora qua chiusi in casa. Guardate mo come sono Già. vestito, tutto bello variopinto. È esatto, perché abbiamo, che da solo farebbe un programma un po' così, Laura Spimpola. Allora, dove sei? Sei qua? Com'è Salve, andata la salve. quarantena? Allora, come sta Ma andando? bene, bene, dai, nonostante tutto sta andando bene. Procediamo, ottimizziamo il tempo per portare avanti un po' di progetti o comunque un po' di cose arretrate, quindi cerchiamo sempre di mantenerci in allenamento. Questo Allora, sempre. sei sempre scettica o dai, se sei qua mi sembra di Ma no. guarda, io sono una persona che da sempre, solitamente, se la persona, il progetto lo meritano, una seconda volta anche una terza volta, poi basta, eh. Però se non mi convinco in 3 volte è un caos. Quindi ti do un'altra opportunità. Quindi devo dire che hai più pazienza di me, bravo, complimenti. Sta Comunque, dai, finendo, poi diamo ormai è sempre. finita la mia pazienza, però vabbè. Abbiamo dei bei personaggi che hanno avuto successo, quindi e storie diverse. Quindi cominciamo con la prima persona, che abbiamo proprio una scaletta, niente a caso, che presenti tu, è vero, Laura? Sì, allora, adesso tornerà con noi Star Dada, ovvero Eleonora Leardini, intanto sta apparendo. Ciao Eleonora, Eccoci. ben arrivata, Ciao, Eleonora. e che ci Ciao, ciao, ciao. parlerà di astrologia. Quindi, bene o male, dei segni, del loro modus operandi, diciamo, durante questa quarantena. Mi piace molto il modus operandi. In effetti, cari amici, io avevo pensato, mi sposto perché adesso mi centro, non a Sì. caso, avevo pensato di, visto il periodo, però un po' vale anche in generale, quindi tenetevi caro questo spazio di oggi, di parlare delle risorse personali, ma anche speciali, dei 12 segni zodiacali. Soprattutto da mettere in campo in queste circostanze un po' Certo. così peculiari, però valgono abbastanza sempre, cioè bisogna tornare all'origine, quindi il segno in purezza è difficile che ci sia, nel senso è difficile che un individuo sia tutto toro, tutto vergine, tutto acquario, però se lo fosse, cioè la risorsa prima, quindi io andrei per elementi. Partiamo dal Certo. fuoco. Cosa vogliamo dal fuoco? Cosa può servirci? Il fuoco è energia, energia tutto spiano, però poi si dirama in vie diverse. Allora, all'ariete chiediamo la grinta e l'entusiasmo, quell'andare avanti a tutti i costi che ci piace tanto, soprattutto in momenti difficili. Cioè, quando c'è l'ariete dice, ma come? Non si scompone, va. Se ha detto che deve andare, va. Gli ostacoli, intralci, non importa, lui continua. E ricordiamoci che la luce dell'ariete è la luce dopo il buio, il primo squarcio di luce di primavera, quindi anche in senso metaforico. Poi il leone, a sua maestà il leone, beh, chiediamo il calore del cuore, il cuore come luce, il calore come luce rotonda, piena, che avvolge, che protegge il suo popolo. E quasi il daimon interiore, ma anche fuori di noi, cioè è una roba seria, cioè il leone Eh sì, è quella spinta destinica dentro di noi che però dovremmo a un certo punto far uscire allo scoperto senza indugio. Questo chiediamo al leone, se viene fuori in quarantena direi che il compito è stato esaudito, perché è il sagittario è l'energia della mente, no? Il fuoco e la luce della mente, ma non certo come mente. Una mente fredda, calcolatrice, quella che non vogliamo adesso, che ci no, incastriamo. no. No, è la positività, è la freccia scagliata oltre i confini di fantasia, cioè là dove Fantasia. nessuno osa. E quindi insomma anche le mete da raggiungere sotto la spinta del desiderio ardente, della passione costante. Quindi il fuoco ci serva a questo, quindi attenzione con i vostri amici fuoco o se voi siete fuoco, particolare ariete, ecco, ricordatevi, ai piedi del letto, risentitevi, no, questa cosa. Avete preso appunti. Eleonora,
ci metto un po' di umorismo, ma io non vedo nessuno, cosa mi ricordo in questo momento? Ma adesso arriviamo proprio all'acqua, ma infatti guarda che tu non vedi, ma vedi. Allo scorpione, l'acqua, no? Allora, l'acqua è il sentire, quindi vedere, ma che te frega, ma tu senti, cioè hai proprio le antenne, Sento. no? Senti, carpisci, allora, quindi l'acqua è connessa con le emozioni. Allo scorpione chiediamo proprio, attenzione, cade a fagiolo, di vedere là dove nessuno vede. E Allora, di... guarda, Laura lo sa, sono specialista che vedo dove non vedo, dove non vorrei vedere. È Detto chirurgico, stalker. lo scorpione è chirurgico, arriva col suo bisturi interiore dappertutto, taglia, eccetera. Però è lucido, allora chiediamo di essere la torcia nel buio, no? Perché l'acqua, vedi che poi tutti i segni, lo scorpione nasce dal buio, ma in realtà nasce dal buio per andare oltre. Chiediamo infatti anche allo scorpione anche di togliere i veli, smascherare, scovare il marcio per purificarlo. La missione. Addirittura, Marcio, cioè, ammazza. Marcio deve essere Domani Marcio, ma intanto, dai che Marcio. l'eroe dei due mondi. Non ti Ok. preoccupare, un passo alla volta, eh. Sì. Smascherare il marcio può essere anche che andando a portare il rusco ti rendi conto che hanno buttato via un Rolex vero e Guarda, non non ti ho fai mai male avuto dentro al quella fortuna lì. Non l'ho mai avuta io quella E fortuna. non Se sono saresti sfortunato, l'ho nella avuta. vita, cioè è tutto relativo a seconda della situazione. Il Certo. cancro è il cancro ci aiuta un personaggio, personaggio, una levatura. Il cancro è la cura, come colui che scrisse La cura, il nostro Franco Battiato, e che a un certo Fa... punto il cancro è quella cura lì, perché Sì. sei un essere Adesso speciale. questa qui E canta io anche addirittura. avrò cura di te, è Adesso... quello. Quindi accattatevi lì, gli amici cancro, che in questo momento guariamo da tutte le malattie e gli diamo a Certo. loro. No, vabbè. No, no, no. E poi abbiamo i pesci, e anche i pesci sono, esatto, i miei bimbi gemelli lo fanno benissimo, I tuoi gemelli, figli, perché lei sì, ha due perché figli, sono due gemelli, ovviamente. Due esatto. gemelli. Che sono Capricorno, ascendente Ariete, signore, vabbè. E allora, no, ma il pesce è la compassione, proprio soffrire con, però diamo un po' di positività, cioè può essere anche quella, proprio quell'abbraccio empatico, cioè io ti capisco, io ti comprendo, ma davvero, davvero, perché è la capacità che hanno i pesci, se fossero illuminati, quindi parliamo proprio dell'essenza pescina, di mettersi nei panni dell'altro e di abbracciarlo con i sentimenti, col sentire e di capire proprio di connettersi al tutto che ci ha creato, che ci appartiene a questo universo, no? Tutti i fili. Quindi. E sono loro che rinsaldano il collegamento, ma proprio a livello Certo, viscerale. certo. È difficile, l'acqua è difficile, l'acqua è per pochi elettrici. Ma Perché noi l'acqua siamo in un spegne il mondo. fuoco, l'acqua spegne il fuoco. Beh, allora ogni tanto l'energia del fuoco quando deborda abbiamo bisogno anche che venga un attimo placata, perché sennò il fuoco Certo. brucia. Quindi l'acqua serve a calmare il fuoco per poi farlo rigenerare. E il fuoco può vivificare a volte l'acqua. Diciamo così, non ci sono fisici all'ascolto, vero? Se ci sono, Io sono avranno il pietà. fisico, Un io perché elemento serve purtroppo non all'altro riesco a sempre. essere inquadrato, ecco qua il fisico, forse E l'abbiamo poi alla fine il fisico. abbiamo l'aria. Aria. L'aria, allora, anche qui io ho studiato ai gemelli, alla nostra Laura, cosa chiediamo? Cosa La chiediamo? leggerezza, la leggerezza. Come colui che diceva che leggerezza non è superficialità, ma è planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. Un certo Italo Calvino, che non era dei gemelli, ma era sempre Sì. d'aria della bilancia. Era avanti, sì. Infatti io guarda, concordo assolutamente Italo con Calvino. te. Ci E vuole, quest'idea, se no, che sennò... anche nella
nella favola, nel racconto breve, anche dedicato, insomma, o ai più piccoli o comunque molto semplici, che poi in realtà possono leggere tutti, c'è una grande saggezza, una grande profondità, ma il Gemelli riesce a passare, a far passare la vita, attenzione, in un calice d'acqua. È Direi. Laura, è proprio Laura, è proprio Laura. Giuro che Certo, non esatto. bevo, non bevo, Bravo. non ancora. Mi sono fatta qualche spritz, ma uno al Sì, giorno. ci Due, sta, no, ci due al sta. giorno è successo, ma non di fila. Ci sta. Bene. E poi alla bilancia, appunto, cosa chiediamo? Beh, qui entra in campo il top. La bilancia è sempre top, lo sappiamo. Il problema della bilancia è anche meno. Cioè, quindi armonia, ma proprio la capacità di riconciliare, riappacificare. Perché? Perché è una che lo vuole davvero, il segno puro della Certo. bilancia vuole davvero la pace del mondo, di cui molti così si riempiono la bocca, ma non tutti hanno ben chiaro il concetto. Allora sì, ci vuole qualcuno che lo voglia e che possa portare se stesso in primis, e con l'esempio, e poi gli altri a vivere nel famoso mondo migliore. Quindi qui ci vuole il cancro per essere curati. La bilancia per la pace del mondo, perché poi funzionali allo scopo. Poi Esatto. dopo tutti gli altri, però voglio dire, intanto Certo. l'acquario, cioè io a cosa servo? Cioè, ad esempio, oltre che a fare dell'ironia così un po' cacciarona, beh, l'elasticità, la duttilità, a patto che abbia spazio. No, vabbè. Ma l'acquario vero è, siccome è anche il segno creativo per antonomasia, è colui che crea spazio e che crea il proprio spazio vitale, soprattutto dove non ce n'è o dove non c'è uno spazio canonico, ma a un certo punto chi dice che cos'è lo spazio? Cioè è un concetto che creiamo noi. Quindi anche i voli pindarici sono acquario, per carità, però a volte, per carità, passa il tempo, cioè passano le ore così a esplorare i Passano i confini della minuti, nostra 5, mente. 10, Hai capito? 15. Quindi l'acquario, l'elasticità, la capacità di Sì. adattarsi in circostanze non propriamente consone. Sì. Ecco, la terra, torniamo coi piedi, toro, il porto sicuro, la solidità, la certezza, quella buona, non quella che scatole, no, 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 quella bella. La tazza di latte caldo, la coperta, ma non di Linus, proprio la coperta, quella che ogni tanto sì, anch'io mi lascio andare, oggi mi prendo del tempo per me e mi coccolo, perché lì so che ho una casa che si chiama Toro. Quindi, gli amici Toro, tazza di latte caldo a domicilio. Vergine, alla Vergine, beh, chiediamo le soluzioni, quelle tattiche, quelle strategiche. Cioè, l'amica della Vergine qual è? Quella che nella borsetta c'è tutto, dal kit del pronto soccorso, vabbè, ma Sono anche, io, sono io. hai capito? Ma Sì, anche ha la l'amore, casa Laura, dietro, ha la è casa dietro. la Laura, ma Ma anche la non è Misi vergine, super Laura, per elegante, i trucchi del decennio. mestiere, il libro per tutti i consigli, cioè, è quella lì, capito? Quindi, e anche il concetto di servizio, servizio non in maniera servile, come alto scopo, cioè ci sono per te, proprio per fare delle cose, perché a volte, soprattutto in queste situazioni, al di là sicuramente si ha bisogno di conforto emotivo, ma a volte il conforto emotivo, adesso che la pratica è disagevole, passa da vie pratiche. Allora, avere una che al telefono ti dice: ma vabbè, ma l'idraulico non risponde, senti, tu intanto fai così, dura quinta, cioè, capito? Certo. Poi non importa un attimo, dopo quando ci sarà, però intanto lì al punto, ecco, è la terra qui va proprio, cioè è il suo regno. Capricorno, chiudiamo in bellezza, chiudiamo in bellezza. Attenzione, parola chiave della quarantena, la diamo al Capricorno che quest'anno ci sta dando un Giove in Capricorno, un Saturno che ritornerà in Capricorno, la tenacia e la resilienza, è la colonna Paroloni, eh? Paroloni. portante. Quindi, tutti sul Capricorno, E soluzioni via. spicce dalla Vergine, dall'Acquario, balliamo col mondo, la cura del cancro
e avevamo detto anche insomma lo sfogo dai pesci, poveretti che non ne potranno più. E poi per i complottisti, scorpioni, mi raccomando. Dai, Dateci un dai, dai, basta occhio. questa storia del complotto. Basta, Dai, dai. basta. Certo. Qui, no, sempre per scovare i famosi Rolex d'oro quando non penseresti, capito? Ecco, io direi che ci Certo. siamo. Sì, grazie, grazie Grazie, mille. Eleonora. Dacci un abbraccio ai gemelli e ci Grazie. sentiamo non settimana prossima che hai delle tue astrologie particolari, ma quella dopo, va bene? Quella dopo, così Volentieri, ci aggiornerai sui segni buona che siamo. continuazione, tante stelle tutte Grazie. per voi. Grazie, Ciao. buona serata. Ciao, Grazie, Sardana, grazie. ciao. Ciao. Io Laura Mi rimango incanto sempre basito. sempre. Se io Ah, rimango io mi sempre incanto sempre basito. quando. Dimmi, dimmi. Prego. No, 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 anche questa è una gag voluta perché il programma è in Certo, diretta. Ma succede spesso anche fuori dalle scene Ma che io e sì, Laura ma diciamo, è parla pure. chiaro, certo. Sì, io Però rimango è. sempre basito perché non capisco bene cosa mi capiterà a me e tu invece. No, io mi incanto ad ascoltarla veramente. Ha un modo di esporre le cose che mi piace veramente tantissimo. Quindi sì, mi lascio trasportare proprio. Sì, Ah mi sì? piace, mi piace. Quindi in un certo Sì. senso hai capito, io invece no, nel senso che io la stimo, però cioè, non capisco mai sto scorpione. Comunque, a proposito di scorpione, Ma sì, è importante vivere, andare avanti. è vivere, vivere e lascia vivere. Ecco, io avrei Esatto. voglia di leggere un bel libro adesso, se fosse collegata l'amica Dunia. C'è Dunia? Per i suoi consigli letterari. Eccola Ciao qua, Dunia Dunia. Ciao benedetta. Dunia! Come va? Com'è andata la settimana? Come va la settimana? Ma molto bene, immersa nella lettura, quindi benissimo. Ti lascio a Laura che si era preparata, io poi faccio gli altri ospiti riguardo al libro. Che libro ci hai portato? Allora, questa volta è una biografia Sì. scritta da Cacucci sulla grande Frida Kahlo, che non so se conoscete. È una pittrice Sì. messicana che è molto particolare, diciamo, molto colorata, molto viva. E mi va di parlare di lei perché sicuramente è conosciuta dal punto di vista artistico, nel senso più che la sua arte è Certo. quella della pittura. Però secondo me si conosce poco della sua vita e quindi volevo accennarvi qualcosa di lei perché così magari chi non Certo. la conosce può Certo. approfondire la sua vita e quindi capire anche di più la sua arte. Allora, vi dico che questa biografia si chiama Viva la vita. Okay. Vivi Ed la è una vita, vivi la frase vita. che non è. Sì, viva, no, viva, è viva la Viva vita, la perché vita. viva la vita, che è una frase non scelta a caso per questa biografia, perché Frida, quando aveva 18 anni, quindi giovanissima, si trovava in un tram per andare verso casa. Cosa succede? Che ha un incidente. Diciamo la trave del tram le passa dal fianco ed esce fuori dal ventre, quindi le spezza la spina Però, dorsale in tre parti, addirittura, più la spalla, più la però. gamba, e lei nel momento in cui succede questo, in cui si accorge che comunque vita è viva, esclama viva la vita. Cioè, nel senso che nonostante il momento tragico, quando si accorge di non aver perso la vita, esprime Certo. questa gioia per essere ancora al mondo con questa frase. E questo incidente che lei ha non la fiacca, cioè sicuramente le dà tanto dolore perché rimane a letto mesi e mesi con un busto che la costringe appunto a non potersi Certo. muovere. E questo però non la ferma dalla voglia di vivere e anche di dipingere. Infatti lei da letto, grazie anche ai suoi genitori che le avevano messo un letto a baldacchino con uno specchio, riesce a Il mio fare sogno. autoritratti, che sono quelli degli autoritratti che sono quelli che Meraviglia, vedete sul bellissimo. tavolo. Poi addirittura quando finalmente riesce a mettersi in piedi, i suoi corsetti, quelli che l'avevano tenuta a letto, li dipinge. E diventano anche quelle delle opere d'arte. Quindi praticamente Bellissimo.
diciamo, il suo incidente, la sua malattia diventa comunque la base della sua arte, della sua vita, che lei chiama colorata in qualche maniera. E dice anche che lei è stata assassinata dalla vita. Assassinata dalla vita, però lo dice proprio con quella forza e con quel coraggio che la contraddistingue. E volevo lasciarvi con due frasi sue, poi se avete domande, per carità, certo, ne abbiamo. Con due frasi sue che sono sicuramente conosciute. Una è molto famosa, che dice: non come chi vince sempre, ma come chi non si arrende mai. Questa è una delle frasi più famose. Sì. E poi un'altra famosissima, che mi piace particolarmente, dice: non fare caso a me, io ancora guardo orizzonti lì dove tu disegni confini, sono di un altro pianeta. Bellissime, 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 come frasi, sì, stupende. Quindi queste sono le... sono veramente piena piena di vita, e sicuramente però ha avuto anche lei dei momenti di sconforto. Infatti dice, appunto, sono stata assassinata dalla vita, o ancora dice che lei è nata dalla pioggia, ma non solo la pioggia quella diciamo meteorologica, ma anche quella delle lacrime, della sofferenza, della prova. Però se ha messo tutto a frutto della sua arte, e se conoscete i suoi quadri, le sue opere, sono veramente piene di vita e di colore. Forse tutto quello che lei ha dentro e non può magari pienamente vivere, te lo vive attraverso i suoi quadri. Ma allora tu ti sei innamorata di questo personaggio perché sei andata a vedere la mostra che hanno fatto qualche mese fa, giusto? Da quella mostra che ti sei innamorata di Frida. Allora, io sono innamorata di Frida da sempre, ho visto anche la sua mostra a Genova, in cui c'erano anche i quadri di Diego Rivera, sì, che praticamente è stato il suo compagno di vita, anche lui è un artista messicano lo conoscevo, il che ha calciatore, lavorato. tipo un po' di Quindi spero umorismo di avervi, come dire, incuriosito sulla vita di questa artista, che non è solo una pittrice, ma una grande donna, una grande guerriera. Io avrei un desiderio, quando potrai, c'è un libro che in un certo senso ha a che fare con noi, e vorrei che ce lo presentassi, va bene? Sì, volentieri, molto Adesso, volentieri. Magari la prossima volta chissà se sarà esatto, lo possibile. scopriremo, perché non si dice, giustamente, ci vuole un po' di suspense, quindi nella prossima puntata ci narrerai di questo libro. Beh, se no, da tutto subito non va bene. Esatto, eh. Comunque, bellissimo questo libro. Ricordaci per favore, Dunia, titolo e autore, perché è molto molto interessante, parla di questa Vado donna a vedere la telecamera straordinaria. lì, brava, più su, più su. Quindi viva! L'autore è Pino Cacucci, Viva la vita, che sarebbe appunto biografia di Frida Kahlo. Esatto, Perfetto, bene. bellissimo. Bello, E bello, adesso ci lo hai fatto possiamo sicuramente soltanto acquistare appassionare su Amazon. a un personaggio sicuramente conosciuto, però magari solo per certe cose. Quindi l'hai sviscerato bene, in modo da creare sicuramente una forte empatia e anche più curiosità per andare a vedere la vita straordinaria di questa donna. Esatto, dai, Sì, dai. io credo una cosa, qualunque artista, diciamo, esprime nell'arte ciò che è la sua anima, cioè quella che è la sua vita, quella che è il suo sentimento, quello che ha dentro. Quindi, secondo me, quando ci appassioniamo ad un artista, che possa essere un pittore, che possa essere un cantante, che possa essere un poeta, è bello, secondo me, approfondire proprio i tratti della sua vita, perché così veramente si capisce ancora di più e si apprezza di più la sua produzione artistica. Certo, concordo assolutamente. Dunia, noi ti ringraziamo per questo intervento. Naturalmente ti aspettiamo per il libro a sorpresa della prossima puntata. Puntata. Dai, Puntata, esatto. benissimo, io vi ringrazio. grazie. Grazie, veramente. Grazie mille, Dunia. Un buon proseguimento di Ciao. serata. Ciao Dunia, Ciao. grazie mille. Ciao. E vedi Laura, Dunia ci dà sempre un po' di cultura che non guasta. Io che non leggo mai, vedi, ho bisogno di Male, seguire i male, consigli. malissimo. Bisogna leggere, perché leggere è il cibo per la mente e per il cuore. Assolutamente, ci apre Tutti quanti mondi lì.
Quanti libri hai apre letto mondi di... diversi. Io sono all'ottavo libro. Ah, quindi da quando è iniziata questo blocco, questa Sì. quarantena, sei già all'ottavo libro? Esatto, sì. E poi sì, cioè in realtà non è poi neanche, non sono neanche tantissimi, in realtà 8 libri in 2 mesi, però comunque alcuni erano più complessi rispetto ad altri, quindi ci volevo un po' più di concentrazione, quindi ci ho messo un po' di più. Però ne ho già altri 4 pronti, per cui non è un Adesso problema. speriamo che Adesso. finisca prima. Non so quando ci metti a leggere un libro. Tu quando ci metti a leggere un libro? Sei proprio ti Ma appassiona. allora, se mi prende tanto, posso leggere anche 300 pagine in 3 giorni, cioè me lo mangio praticamente, assolutamente. Perché magari mi fermo, vado a mangiare, mi sistemo un attimo, se no a volte ho letto un libro anche mentre mangiavo, da quanto mi piaceva. Una volta sola, perché poi è cascata una macchietta di sugo sulla pagina, stavo impazzendo. Però per il Addirittura resto si sì. pulisce. Eh no, perché Beh, io ci tengo, insomma, mi immergo nei miei libri, sono il mio mondo, sai quindi cosa? non Io non posso riesco. Io sporcarlo. sono alla vecchia, c'è cioè chi adesso legge i libri con l'iPad o il cellulare. Io per me sono ancora Sì. legato al cartaceo, non è leggere per me. A parte che la carta non ti dà la difficoltà visiva che ti dà uno schermo. Quindi per me leggere un libro è leggerlo di Certo. carta, non leggerlo. Adesso poi sono No, cambiati no, i sistemi. su questo sono d'accordo anch'io. Io amo tantissimo avere i libri cartacei, i copioni cartacei, qualunque cosa in cartaceo, ma perché poi posso No, è portarlo per veramente ovunque, lo lancio in borsa, vado in spiaggia piuttosto che vado al parco. Invece magari un ebook reader oppure un cellulare, insomma, un minimo più di trattamento delicato deve averlo, ecco. Quindi adoro anche l'odore proprio della carta e dei libri. Quindi sì. Senti, Viva i io libri di carta! avrei fame. Vai! C'è mica la tua amica che ti dà qualche consiglio, la Barbara? Proviamo a sentire Ma se c'è la insomma, Barbara. tu mangi comunque, bisogna stare anche No, un po' attenti in questa quarantena, ho perso perché. 2 chili, però non sembra perché ho la camicia variopinta. C'è la Barbie Allora, in linea? va bene. Vediamo cosa ci Barbie? propone Barbara. Ciao, Oh! Ciao a tutti, come benvenuta. state? Ciao. Ci Grazie. dispiace che Bene, bene, devi sempre procediamo. aspettare, devi sempre, ma le cose belle vengono alla fine, lo sai, Barbara, eh? Esatto, Oggi, le cose dai, belle cosa sono mangio? aspettare. Quindi. Poi dicono anche che la pazienza è la virtù dei forti, giusto? Esatto, così Insomma, dicono. io Quando ci resta? credo Perché. poco. Sì, quando Cosa poi la c'hai pazienza finisce è preparato un oggi? caos. Cosa c'hai Allora, io oggi preparato? ho preparato una torta salata. Che Oh. a detta mia, la torta salata, secondo me, è la classica ricetta un po' degli avanzi in frigo, perché diciamo che si Esatto. sposa bene con qualunque cosa, diciamo proprio la verità. E a questo giro, la mia torta salata è fatta di zucchine, salsiccia e formaggio. Io ho già fame, io ho già Buono, mamma mia, fame. veramente. Allora, io ho usato 3 zucchine, indicativamente di una dimensione media, tagliate a rondelle e fatte soffriggere con un po' di cipolla e ovviamente salate. In seguito ho preso la salsiccia, ovviamente la salsiccia va tutta aperta e fatta un po' a pezzettini, appunto perché si vada poi a mischiare con le zucchine. E anch'essa l'ho aggiunta nel soffritto insieme alle zucchine e alla cipolla, in maniera tale che dopo, quando la vado a mettere nella torta salata, è già cotta la roba. Aspetto che Buono. si raffreddi, ovviamente, aspettiamo che si raffreddi e nel frattempo prendiamo il nostro parmigiano, il nostro formaggio, scusatemi, che come appunto mi sono anticipata, può essere parmigiano, può essere provola, può essere asiago, Io lo diciamo che ci formaggio lo può. metto dappertutto, il formaggio lo sa, Bravo, allora lo metto dappertutto. bravo. Anche sul pesce? Anche sul pesce, perché quando faccio gli spaghetti Ale, al tonno metto il parmigiano, quindi non si addirittura dovrebbe, io lo metto lo stesso. non si dovrebbe, esatto, però de gusti, Ma gust, no, de gustibus. sulle cozze no, sulle cozze no. Allora dimmi, Sì, no, Barbie. quelle. Vai, ti abbiamo Allora, interrotta. appunto, torniamo al nostro formaggio. Io ho usato un 200 grammi di asiago perché in casa avevo l'asiago, Sì. però come ho detto prima, uno può usare la provola, può usare il parmigiano, può usare un po' quello che vuole. Ok, andiamo a frullare il nostro formaggio, andiamo a prendere la pasta sfoglia, la andiamo ad aprire e andare a mettere in una teglia.
Successivamente, quando le zucchine con la salsiccia si sono andate a raffreddare, andiamo a creare appunto la nostra base nella pasta sfoglia, andando a distribuire bene sia le zucchine che la salsiccia. E in seguito andiamo a coprire tutto col nostro formaggio grattugiato. A forno caldo, 70 gradi, in 20 minuti, e buon appetito! Direi come proprio, così. Buon appetito! Però sarebbe bello che tu portassi già il piatto, così uno, hai capito, te lo mangia, perché qui è come immaginare tu tante belle donne, ma non concretizzi niente. L'ho fatta ieri sera e devo dire che merita. Non è durata, sì. È stata mangiata. Ma Babi, esatto. Babi, tu che fai tutti questi piatti, come fai a rimanere in forma? Perché dopo smaltisci, fai dell'esercizio fisico stando sempre in casa. Faccio dell'esercizio fisico e devo dire che, anzi, ora che vi saluterò, andrò appunto a fare i miei esercizi fisici, che è una cosa che ho preso come quotidianità in questa quarantena, che mai mi sarei aspettata di approcciarmi all'esercizio fisico. Vedi, sì, che ti si scoprono fare anche lati nascosti, vedi. Potenzialità nascoste. Perché voi non lo sapete, amici ascoltatori, che la Babi c'ha anche un gatto, ma in realtà c'è trippa per gatti o no, Babi? Quel detto c'è trippa per il tuo gatto o no? Gli dai i tuoi avanzi o no? Ce n'è? Gliene do, ma è un gatto, è un po', come si dice, tignoso, usando un termine... fa un po', è viziata anche lei a livello di cibo. L'ho viziata purtroppo e ora è difficile. Quindi vuole solo cose buone o niente, giustamente. Oh, mi verrebbe esatto da dire, Babi, tanto per di fortuna cappello, non sono il tuo moroso, se no sarei una botte io con quello che tu cucini. Beh, no, dipende, dai, insomma, adesso non eccediamo. Faccio anche cose salutari, dai. Esatto. Sì. Allora, Babi, torni settimana certo, prossima per un altro. Certo, ci vediamo di farti aspettare di meno. Ci delizi con un'altra ricetta. Volentierissimo. Assolutamente. E magari portaci una foto, se per caso finisce prima il cibo che ci vorrai proporre, mandaci la fotina così almeno la vediamo. Sì. Va bene, provvederò. Dai, una volta voglio fare questa gag. La Babi presenta la Babi con me, la Spimpolo fa la ricetta e voglio vedere cosa ci propina, dai, voglio vedere la ricetta della Laura. Va bene, potrei sorprendervi, sappiatelo, ah, le sì? Tue parole famose, potrei sì sorprendervi, sì. Perché non la Babi è anche una brava presentatrice, adesso fa la cuoca, ma non si sa fare l'attrice. Faremo anche questo change, questo switch. Era una battuta, Laura, io non posso stare senza di te. Va bene. Grazie mille Barbara, buona serata. Ciao Babi, saluto il gatto. Alla prossima. Ciao. Come salvarsi in corner con la classica sviolinata. Però ma lo dai, faccio allora. Lo so, ma dai, è giusto, no? È dare metodo, no, vabbè, ma si scherza, ci mancherebbe assolutamente. No, adesso parte tutto, signori. Guarda che la Laura è una brava cuoca, soltanto che è una parte che dobbiamo ancora tirare fuori, nel senso che non ci ha fatto ancora vedere la ricetta. Però lei dicono esatto che cucina molto bene. Io cucino, sì. Ogni quando mi impegno sono bravina, decisamente. Se no, devo ammettere che cucino per sopravvivenza, e devo dire la verità. Però quando ho tempo e quando sono rilassata, mi diletto anche in cucina. Sì, anche sì. Perché sappi che gli uomini... a parte il sottoscritto, sono pochi che sanno cucinare in genere, quindi gli uomini vanno sempre pizza, cose varie, che non è un mangiare salutare quello lì. E invece ti sbagli, tutte le persone che conosco io, amici e quant'altro, sanno cucinare molto bene. Da questo punto di ma vista io ho fatto sono un discorso fortunata generale, non diretto, non sentirti. Senti, a proposito, io adesso voglio un uomo, basta tutte queste donne addirittura. Ecco, io avevo bravo, contattato sta, Christian bravo. Cristian Gavioli, se c'era o non c'era, così dai, parliamo un po' con un uomo, sempre con tutte queste donne. Sì, dai, ci sta, insomma. Vediamo, è in linea Cristian? Oh, forse ci siamo. Siamo? Eccolo. Eccolo qua. Ma se siete belli, ma siete bellissimi. Siamo belli, anche tu. Perfetti, siete perfetti ragazzi, veramente. Guarda, io sto fermo e vi guardo, parlate voi. Siete troppo... No, come no, devi parlare tu. Parla tu con la Spimpolo, dai, parlate voi, dai. No, ma di cosa ci parli, scusa?
Allora, veramente io dico una cosa, innanzitutto qua si parla di cucina, di allenamenti, di cose, ma qua chi deve dire esattamente i trucchi per essere sani e belli è la Spimpolo, guarda, è longilinea perfetta, cosa avrà fatto vero, vero. Questa quarantena? No, a tratti però ho capito, ho ricostruito la frase. Grazie, troppo carino. No, beh, adesso grazie tante, sei molto gentilissimo e me li piglio tutti i complimenti, molto fanno sempre molto piacere. Beh, d'altronde comunque, ok, in quarantena è giusto anche avere i propri momenti di rilassatezza assoluta, quindi anche una mise molto più... più tranquilla, insomma, più rilassata. Però è anche giusto, secondo me, è bello potersi dedicare un po' di più a se stessi, perché nella vita frenetica che viviamo sempre non ci dedichiamo mai troppo spesso a noi, magari anche soltanto a rilassarci, a bere una tisana, piuttosto che a farci un impacco ai capelli o a fare le cose con calma. Quindi approfittiamone, siamo a casa, perché no? Cioè, anzi, godiamocela, fra virgolette, in questo modo, facciamoci delle piccole beauty routine. Aspetta, la tisana, diciamo, però la bevita, io bevo la La tisana no? Non va bene? Anch'io la tisana non la prendo mica. Senti, Cristian, non sviare, sei tu l'ospite, non siamo noi. Di cosa ci parli? Onoratissimo, onoratissimo. Sì, onoratissimo. Di cosa sei venuto qua a fare oggi? Per guarda, fare la cosa. Ho fatto incursione in casa Zanzi per raccontare un po' cosa succede all'interno invece della Gavio House, ossia della casa. Cosa succede a casa tua? Allora, sì. Premesso che ho dovuto fare i conti con una vita totalmente solitaria, anche perché sono single, e anzi, la mia donna fuori c'è già, devo ancora trovarla, quindi sono single a metà. Battute, vai vecchie ritrite. Quindi, poi cosa ho fatto per ingannare così la noia di queste lunghe giornate? Ho programmato, no? Ho cercato di rendere in maniera più didattica possibile la mia giornata, da quando mi alzo a quando torno a coricarmi notte. All'interno di queste pareti che ormai ho dovuto stringersi per forza una grande amicizia, perché dopo, alla luce di quanta già, ho scoperto anche di star bene da solo. E cosa ho fatto però per ingannare un attimo la noia di queste lunghe giornate? Ho cercato di strutturare la mia giornata in una maniera nel più didattico possibile, ossia da quando mi sveglio la mattina, quando vado a coricarmi, cerco di programmare proprio ad intervalli di un'ora tante attività, da quando mi sveglio, Laura, faccio colazione a quando dedico faccio colazione, ovviamente una colazione molto leggera, perché poi faccio la prima seduta di fitness di generalmente di mattina di 20 minuti total abdominal. Avrò una tartaruga quest'estate, l'unica estate che non si può andare in spiaggia avrò la tartaruga. Hai pensato, Laura, queste cose non posso concepirle. Ma sono fiducioso per la prossima, ancora io sto lavorando per l'estate 2021, attenzione. Dai, facciamo una vacanza e io chiamo un'altra ragazza, giusto, la Babi, esatto. Io te la Babi e Laura, dai, facciamo una vacanza a quattro. Quando volete. Quest'anno non lo so, se ci andiamo a Pinarella è già molto. Quest'anno secondo me se andiamo a Pinarella è già tanto. Appena aprono le gabbie... Guarda, io quando vado al mare l'importante è che ci sia una distesa sabbiosa fino al mare. Poi, se sono mamma mia, ma pensiamo positivo, dai. Saremo in Italia, guarderemo le bellezze italiane. Scusa, Laura. No, dicevo, pensiamo, perché io vi sento purtroppo sempre in ritardo, è un problema mio di connessione. No, dicevo, speriamo invece di riuscire, insomma, a goderci un pochino di mare e a goderci più che altro, sai cosa, anche la nostra Italia, perché l'estero è stupendo, cioè sì. Io ho girato tanto, Spagna, Grecia, Sardegna, Lampedusa, cioè veramente tantissime isole stupende, con un mare stupendo, con un cibo meraviglioso. Però anche in Italia abbiamo certo. Tante perle che spesso lasciamo per scontate, quindi magari quest'anno sì. Sarà l'occasione per proprio riscoprire la nostra terra, i piccoli borghi, magari gli angoli comunque di mare, quelli un po' più dimenticati. Speriamo, incrociamo le dita. Stiamo facendo concorrenza a Linea Verde, continua. È vero. No, ma qui ragazzi, cioè, mica pizza e fichi come si suol dire, quindi. Esatto.
Ma siete troppo sì, forti, sì. Siete troppo io forti. Posso farlo, sì, non sì. Vi preoccupate, chiamatemi e lo promuovo senza giuro, problemi. Guarda. Allora dai, però Cristian, no, io sono molto esterofila, lo ammetto, mi piace molto andare all'estero, amo l'estero. Certo. Io Cristian amo dei posti dove ci sono delle belle donne, estero, casa, trasferta, insomma, dove ci sia un po' di, hai capito, è normale, cioè, non posso andare in una spiaggia. Ogni tanto ne passano anche qua per la mia via delle belle donne. Chissà se sì. Non vieni a svernare in via Angelo Vassallo qua a Crevalcore. Ma adesso non dire che poi la gente viene lì a suonare, eh. Ascolta. Ovviamente ho inventato una via. Che mi è venuta in mente. Ah, non esiste. Ah, perché io non ci sono mai. Comunque, tu c'hai una promessa con me: che io e te dobbiamo fare un weekend insieme. Parlo con Cristian. Cioè, quindi dobbiamo andare. Sì, sì, no, adesso, lo faremo. Lo faremo con poi, tanto di mascherina. Pensiamo che roba! Viva il carnevale, manco i coriandoli! Ne possiamo neanche brindare e bere, perché avremo la mascherina, però l'importante esatto. È con distanza di sicurezza. Senti, Cristian, ormai siamo giunti alla fine di questa puntata. Ci prometti che torni presto a trovarci, non settimana prossima, quella dopo, poi ci porti qualche altra strenna, già che parliamo di maschere di carnevale. Io per essere sicuro di esserci, adesso esco di casa e vengo a dormire a casa tua. Io voglio esserci. Ma ti guarda, hai visto che amico, Laura, che ho? Guarda, rischierebbe 100.000 euro di multa per venire da me, pensa. Questa è l'amicizia, Gianzi. A parte che io non, lo dirò all'infinito, voglio un gran bene te come un grande vero. Anche Laura, siete una coppia comica stupenda. Fate tanti sempre, grazie veramente, della coppia comica, veramente, anche tu. Senti, dai Cristian, Laura, concludiamo insieme questa puntata che è stata una puntata frizzante, astrologia, libri, cucina e Cristian Gavioli. Quindi chi più ne ha più ne metta. E dai, una parola di chiusura a Cristian e a Laura, poi finiamo qui, dai. Vabbè, allora dico io. Allora, onorato di essere entrato in casa Gianzi, auguro a tutti quanti quelli che ci seguiranno da comodamente seduti sulla poltrona di casa, una quarantena, speriamo che duri il meno possibile da adesso in poi. Perché sempre... guarda... Allora bene Laura, allora sì. Come concludiamo la puntata? Allora, è andata bene, dai, ti dirò, sì, proprio mi è piaciuta, però ti ripeto, non c'è due senza tre, il detto è quello e io sono molto d'accordo su questo, per cui, grande, bravissimo, Cri. E vedremo la terza puntata come andrà, insomma, io te l'ho detto, do sempre due o tre opportunità, poi decido. Però, vedi, sì, ringraziamo, hai visto, allora, Cristian, una frase... ridondante, due o tre appuntanità, poi alla fine ce ne fossero. Bene. Poi bene. Chi vivrà vedrà. Quindi direi di ringraziare certo. Comunque tutte le persone che sono intervenute in questa puntata, quindi Dunia Russi, Barbara Bernardi, Eleonora Leardini, ovvero Stardada, Cristian Gavioli. E poi, ci vediamo la prossima settimana. Quindi niente, mi raccomando, sempre uniti, crediamoci. Appuntamento a tra pochissimo. Ciao. Tutti. Grande Gavioli, torna, grande. Ciao, una buona serata a tutti. A presto, grazie.